Carissimi telespettatori di TV Padre Pio, vi salutiamo da Betlemme. Come vedete ci troviamo sulla piazza della Natività. Dietro alle nostre spalle c'è la Basilica della Natività, dove Gesù è nato. Come vedete, dietro alle nostre spalle c'è la piccola porta dalla quale si passa per entrare nella basilica, per poi scendere nella grotta. La porta è molto piccola perché per poter entrare dentro bisogna abbassarsi, bisogna umiliarsi, e così anche viene chiamata la porta dell'umiltà. Questo sta a significare che nel mistero dell'incarnazione, della nascita di Gesù, bisogna umiliarsi, bisogna accoglierlo con la semplicità. In questo periodo di tante perturbazioni nel mondo, questo periodo in cui soprattutto questa terra non vive la pace, sta in guerra, ci auguriamo tutti che avvenga la pace, e anche noi qui da questa terra, da questo luogo dove è na nato Principe della Pace, vi vogliamo augurare una profonda pace, soprattutto una pace che parte dai vostri cuori, una pace che parte da una profonda unione con il neonato, con Gesù che viene, e la pace che poi si effonde nelle vostre famiglie, nelle vostre comunità dove vivete, nelle vostre comunità parrocchiali, nei luoghi di lavoro e dovunque andate, che anche voi diventiate seminatori della pace. Auguri. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Care amiche e cari amici di Padre Pio TV, vi mando un augurio speciale di Buon Natale e di buone feste. Un ulteriore augurio a chi ne ha più bisogno e un abbraccio infinito dal vostro maestro Bruno Santori. Buone feste. Vogliamo celebrare questo Natale con due grandi santi, con San Francesco e con San Pio, che ci dicono, credo, di recuperare la bellezza della tenerezza nella nostra vita, nella nostra esistenza. Diventi questa la strada da percorrere, diventi questo il nostro Natale. E la tenerezza ha un nome. È Gesù. Carissimi amici di Padre Pio TV, con grande gioia che vi invio questi auguri, direte a chi lavora nell'emittente, ma anche a chi ascolta, in questo periodo di grande calore dettato dall'attesa del bambino, di Gesù, e anche proiettati verso un nuovo anno che sarà sicuramente pieno di fervore, pieno di iniziative e anche di energia da diffondere, energia soprattutto positiva. E noi come UCSI, giornalisti cattolici, collaboreremo in questa direzione con una iniziativa editoriale in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana, in cui raccoglieremo tutti i 10 messaggi che il Papa ha mandato ai giornalisti, dettando un nuovo stile professionale, invitando i giornalisti ad essere più empatici, ad ascoltare con l'orecchio del cuore, ad avere assenza di giudizio, di riuscire ad avere la duttilità per cambiare opinione dopo che si realizza un'intervista, un'inchiesta. Ecco, tutto questo può portarci lontano, può portarci soprattutto a superare una crisi di fiducia e credibilità della professione nei confronti dell'opinione pubblica, e con un'alleanza, il cosiddetto giornalismo comunitario, con le scuole, con gli studenti, con le famiglie, riuscire a fare crescere l'analisi critica, la capacità di ascoltare e di decifrare meglio il messaggio e le notizie. Crescendo l'opinione pubblica, cresce anche in qualità di informazione, e crescendo l'informazione cresce anche la democrazia. Ecco, questo è l'augurio che io mi do per il 2024,
una maggiore crescita qualitativa e anche etica, naturalmente, dell'informazione, in modo che tutta la società e questa democrazia riesca a crescere e a fare passi avanti. Grazie, auguri a tutti voi. La festa del Natale è proprio la festa della pace, della riconciliazione tra Lui, il nostro Dio, e l'umanità. E vi auguriamo che possiate vivere con un cuore pieno di gioia, di serenità, di pace in questo momento, ma che sia un momento che duri sempre nella vostra vita, che possiate essere anche voi portatori di pace, di riconciliazione e di bene. Auguri di un santo e felice Natale. Cari amici di Padre Pio TV, giungano i miei più caldi, affettuosi e sentiti auguri di Buon Natale. Porterò sempre nel cuore i bellissimi giorni trascorsi a San Giovanni Rotondo insieme a voi. E grazie per tutto ciò che fate per promuovere la cultura, i diritti e la solidarietà. Il Signore parte sempre dalle piccole cose e con esse ne scrive e ne realizza capolavori di bellezza. Così ha fatto nella vita di una giovane fanciulla, semplice e sconosciuta, la Vergine Maria. L'ha resa, grazie al suo eccomi, madre di Dio, e tutte le generazioni la invocano beata. Ma così ha fatto anche nella vita di tutti i santi. Il Signore è partito dal poco, dal nulla, dal niente, e grazie al loro sì quotidiano ne ha scritto storie meravigliose di salvezza. Ma così vuole fare anche con tutti noi. Ed ecco allora che il Natale di Gesù, la sua incarnazione, ci ricorda ancora una volta che dobbiamo tornare ad essere piccoli. Dobbiamo scegliere l'umiltà, la semplicità, la bontà, la bellezza, la misericordia, la giustizia. Dobbiamo scegliere Cristo e il suo Vangelo. Pertanto, a tutti voi, alle vostre famiglie, agli ammalati, ai poveri, alla Chiesa tutta, auguri di un sereno e santo Natale e di un felice e benedetto anno nuovo. Carissimi, solo qui nel fuoco comune del convento di San Giovanni Rotondo è venuta anche Nuvola con me davanti al presepe, dove vogliamo farvi i nostri più cari auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo. Tanti tanti auguri a tutti. Tanti tanti auguri di Buon Natale. È l'occasione non solo per augurarci il meglio, per augurarci delle feste belle nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, ma soprattutto è l'occasione per augurarci che ciascuno di noi diventi la casa di Dio e che insieme diventiamo quell'abitazione costruita su di Lui. Questo è il grande augurio in questo tempo di Chiesa Sinodale. Quindi davvero buon Natale, un buon Natale che giunga al cuore di ciascuno di noi, in modo particolare di quanti vivono situazioni difficili e ovunque manchi ancora la pace. Quindi auguri di cuore a tutti gli amici di Padre Pio TV, che per intercessione di San Pio possiamo davvero essere accoglienti nei confronti del Dio che viene, in maniera tale da diventare davvero quell'umanità stupenda che Dio da sempre sogna. Buon Natale! Vogliamo fare tantissimi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a te, Padre Pio. E a tutte le fisioterapiste, mie amiche, mi raccomando, continuate così. Con una promessa, veniamo presto a trovarvi. Un grande abbraccio. Buon Natale. Ciao, buone festività a tutti voi amici di Padre Pio TV e ai vostri telespettatori. E che la gioia del Natale vi porti armonia e serenità. Un grandissimo abbraccio da parte mia, Luisa Corno. E tanta luce. Ciao! Un caro augurio di Buon Natale a tutti gli amici di Telepadre Pio e l'augurio che ci sia sempre più nel mondo pace, amore e quella solidarietà che ci fa essere veramente tutti quanti fratelli. Buon Natale! Voglio fare gli auguri di Buon Natale, felice 2024
agli amici di Padre Pio TV, che siete persone preziosissime, generose e che fate tanto per tutti noi. Auguroni davvero da Michele e dalla mia Sicilia.